ieri si è tenuta la finale per la Coppa Kidzone fra Pulcini e Diavoletti. Alla fine hanno vinto i Pulcini per 1-0 con gol di Giacomo. Il gol è stato segnato da Giacomo sul calcio di rigore. Non ci sono state cattiverie, è stata una partita corretta. Domani ci sarà lo sciopero degli animatrici di Chiesa. I bambini della biblioteca oggi hanno manifestato. Chiedono il diritto di giocare e il rispetto degli orari della merenda. E ora andiamo a vedere un pochino di pubblicità. A tra poco! Ma da oggi c'è il panino invisibile. Panino invisibile. Leggero. Non fai ingrassare e ne puoi mandare quanti ne vuoi. Panino invisibile per diventare una modella. Vediamo le previsioni del tempo. Il nostro colonnello Polpacci. Benvenuti sul colonnello Fabiana Polpacci. Ed ecco le previsioni per domani. Al nord c'era un nuvoloso con possibilità di pioggia. Al centro poco nuvoloso o leggermente coperto. Al sud cielo sereno, sole e tanto caldo. Nei chiusura, arte e cultura. Con il professor Francesco Angela. Buongiorno, sono Francesco Angela e oggi parleremo dei fossili, della formazione dei fossili e dell'origine dei rettili. Tutto incomincia quando un organismo vivente muore. Col passare del tempo il corpo si inizia a decomporre. Le ceneri vulcaniche, il terreno, il pulvisco, le rocce e la polvere coprono il fossile formando nuovi strati di terra che i terremoti, le scosse hanno provocato, le frane che mandano li hanno scoperto. L'azione dei minerali è molto lenta e così che i minerali entrano nel corpo, nello scheletro, trasformano in roccia lo scheletro e fanno vedere allo scoperto i fossili. I rettili si formarono molti anni fa, iniziarono quando